Bentornati, Tamers, sul canale di Dax e di Max. Ormai questa intro vi sarà molto nota, vi sarà entrata nelle orecchie. Il nostro canale, come sapete, tratta di quello che vedete anche, quindi Digimon Card Game, ma oggi abbiamo delle meccaniche. O meglio, delle digimeccaniche, come vedrete anche a schermo. Ecco qua la nostra nuova rubrica che tratta appunto di tutte quelle situazioni legate al ruling e alle meccaniche del gioco che a volte restano un pochino oscure. Esatto, visto? Ragazzi, partiremo ovviamente con cose basiche, molto semplici, esatto, per poi magari arrivare a cose un po' più sofisticate che rimangono oscure ai più, quindi magari anche ai più esperti. Non ce ne vogliate se ovviamente queste sono cose che già sapete, perché infatti, chi già ci gioca, ma ricordiamo che il gioco è uscito da appena un paio di mesi ufficialmente. Esatto, ricordiamo l'uscita era a fine gennaio, quindi molti di voi hanno iniziato da poco e si chiedono: ma come funziona questa cosa? Quando sono in questa situazione, che succede? Ebbene, oggi, come avrete intuito dal titolo, iniziamo con piercing. Non a caso, anche perché è stata una regola un po' oscura nell'ultimo nazionale svoltosi poche settimane fa. Il nostro Dax ha riportato un caso avvenuto proprio durante il torneo, quindi per chiarire partiamo proprio da una di queste abilità così discusse. Iniziamo con il ruling che è scritto proprio sulla carta, quindi non ci sbagliamo, carta canta, come si suol dire. Quando questo Digimon attacca ed elimina un Digimon avversario e sopravvive alla battaglia, performerà un security check come di norma. Come farebbe normalmente. Esatto. Ovviamente già qui sfatiamo uno dei primi miti, cioè per riuscire a fare questo piercing, quindi per riuscire a girare una carta dalla security stack, deve anzitutto battere con il suo valore di DP, esatto, il Digimon avversario. E in questo caso, non avendo ulteriori abilità, dovremo attaccare per forza un Digimon che sia sospeso, quindi non vale su Digimon attivi. Chiaramente, chiaramente il gioco ci impone questa regola. Quindi se io nel mio turno con il mio simpatico Garudamon, mazzo rosso contro mazzo verde, attaccassi come target quel Dokugumon di 5000, ovviamente lo batteremmo, quindi questo andrebbe dritto dritto in the trash, che convenzionalmente metteremo adesso qui perché lo spazio è poco, e gireremmo, da bravo avversario, girerei una carta che in questo caso è un Woodmon, quindi 6000 DP, ovviamente Garudamon sopravvive. Sopravvive e ovviamente si fa una battaglia normalissima anche con piercing, quindi la battaglia classica nella security. Andiamo ad un altro momento particolare di piercing. Ragazzi, giustamente, se ad esempio sotto al nostro Garudamon ci fosse stato Greymon che ci dà ad esempio security attack più uno, come in questo caso, grazie al nostro Dax dalla regia, eccolo qua, avremmo potuto effettuare eventuali altri security check, sì, perché come primo Digimon abbiamo girato Woodmon che appunto non sconfiggeva il nostro Garudamon, quindi avremmo girato ovviamente anche un secondo Digimon, in questo caso 5000 Kabuterimon, saremmo sopravvissuti. Ma la domanda: piercing si attiva anche quando il Digimon combatte e sopravvive nella security stack? No, in quel caso no, perché è una battaglia un po' particolare quella che c'è nella security stack, quindi non è che si sommano i vari piercing. In questo caso si effettua una battaglia semplicemente di DP. Vediamo chi sopravvive tra i due. Vediamo che succede. Vediamo ora un'altra situazione particolare, magari contro il giallo, giusto? Esatto. Allora, facciamo, fingiamo, no? Quindi rimaniamo a teatro. Continuiamo ad avere il nostro Greymon con il suo Inherited Effect Security Attack più 1 e Garudamon con piercing. Se dall'altra parte l'avversario dovesse in qualche modo alterare il nostro potere di attacco nella security stack, quindi security attack meno 2, in questo caso, scusami, guarda, avvicinalo un po', eccolo qua. Per esempio, Angewomon, digievolvendo, darà al nostro Garudamon security attack meno 2. Cosa succede
durante il nostro turno quando attaccheremo. Ovviamente siamo in negativo con il security attack, quindi piercing anche combattendo contro magari un Digimon sospeso, in questo caso non si attiverà. Peccato, peccato. Ebbene, il piercing nel momento che viene bloccato. Ma passa o non passa? Se ti blocco con il mio Woodmon, che è un blocker per l'appunto, facciamo vedere anche lui, sono sempre belle queste carte, con il nostro blocker, il blocker riceve il danno, ma piercing passa lo stesso, perché Woodmon viene sconfitto e appunto giriamo di nuovo carte dalla security stack. E sopravvive sempre sto... Sì, molto fortunato e anche molto bello, tra l'altro. Bene, andiamo ad un'altra situazione. Ebbene, Max, siamo in una situazione particolarissima. Sì, arriviamo a quella situazione che nemmeno i giudici che avrebbero dovuto chiarire questo dubbio, e a quanto ho saputo sono state fatte delle cappelle, come diremo. Esatto, diremmo noi nelle Marche, ma penso si dica anche in altre parti d'Italia, una grande cappella, perché effettivamente cosa succede se io attaccassi con un Digimon che ha piercing e in questo caso anche security attack più uno, proprio per esagerare? L'avversario non ha più security nella sua security stack, appunto. Se noi attaccassimo un Digimon direttamente o se venissimo bloccati da un blocherino, piercing si attiva e ci fa vincere oppure no? La risposta è no. Ovviamente no. Quindi ragazzi, è chiarissimo, cioè la carta piercing, questo effetto ci fa effettuare un security check, e se le carte non ci sono c'è una fava da checkare. Esatto, come security attack ci ha già insegnato, ma poi magari lo vedremo anche in un altro video. Se non ci sono security check da fare, non basta il piercing, in questo caso quel security attack 1, per fare l'attacco finale, ma deve essere un attacco diretto. Quindi in questo caso noi attacchiamo direttamente lui, magari l'avversario decide di bloccarci l'attacco, il blocker muore e purtroppo il verde sopravvive. Purtroppo, dico purtroppo perché certo fa un po' stacco, però il security check non può essere fatto perché manca l'oggetto, cioè la security. Quindi mistero svelato, giudici studiate per favore, perché almeno al nazionale eviterei di fare queste cappelle. Esatto. Direttamente da... Questa l'abbiamo presa in prestito dal nostro amico Michelangelo, che salutiamo, ci sponsorizza sempre. Esatto. Quindi cosa dire di piercing? Penso che abbiamo visto, diciamo, tutte le situazioni basilari. Probabilmente andando avanti nelle nostre digimeccaniche scopriremo che ci saranno altre azioni che andranno in combo con altre meccaniche e vedremo anche in quel caso come andranno. Per oggi direi che possiamo concludere qui. Viva piercing, che è una grande abilità, e soprattutto viva Dax e Max. Sì. Siamo un po' di parte, ragazzi, come sempre fateci sapere qua sotto. Stiamo vedendo molta partecipazione sotto i video, siamo contenti che vi piaccia il nostro modo soprattutto di esporre le cose, perché non vorremmo mai essere finti, per così dire. Ma... Quindi tante volte siamo anche molto spontanei e trash nelle nostre battute. Sì, assolutamente. Ma poco importa, perché stiamo giocando e vogliamo divertirci anche nelle parole, come dicevamo in un come video un vecchio famoso. Video, sì, esatto. Esatto. Quindi mi piacciate, condividete, commentate, iscrivetevi, venite a giocare con noi su Discord, come sempre tutti i link in descrizione, e vi ricordiamo che c'è sempre il viaggio in Giappone pronto. Grazie a voi, volete vi ricordiamo che se pagate noi andiamo in Giappone tranquillamente anche insieme a voi. Se avanzano un po' di soldi, se vi avanzano i soldi anche per fare il vostro di viaggio oltre che il nostro, andremo insieme. E se andiamo alla sede della Bandai a dirgli quando cavolo escono le nuove espansioni anche in Europa, voi siete già BT6 maledetti, quindi restate con noi e vedetevi tutte le figate di Digimon Card Game. Da Dax e Max è tutto, ciao ragazzi, bella.